Ci sono leggende di strani esseri che sembrano, dal loro aspetto, che provengono da un altro mondo. Molti di questi mostri appartengono alla mitologia contemporanea. Il chupacabra, o chupacabras, che vuol dire succhia capra, è un animale leggendario. Il suo nome deriva dal fatto che sarebbe sua abitudine bere il sangue di capre e di altri animali domestici. Secondo la scienza, questo animale non esisterebbe, sarebbe solo frutto della fantasia umana. Secondo alcuni testimoni, invece, questo animale esisterebbe realmente. Infatti, il chupacabras avrebbe fatto la sua prima apparizione nel 1990, in Messico e anche negli Stati Uniti d'America. La rappresentazione più tipica di un chupacabra è quella di un animale piuttosto pesante, dalla taglia di un piccolo orso, con una fila di aculei e con la testa alla base della coda. Secondo le testimonianze, il chupacabras sarebbe un animale assetato di sangue, con sembianze diaboliche. Molti animali sono stati ritrovati mutilati e senza più una goccia di sangue. Sempre secondo i testimoni, l'animale caccerebbe soprattutto di notte. Avrebbe grandi occhi e sarebbe metà cane e metà gargoyle. Sempre secondo i testimoni, l'animale emetterebbe anche uno strano fischio. Ci sono molti video su YouTube che mostrano l'avvistamento di questo animale. Ce n'è uno in particolare che ha attratto la mia attenzione. Dal filmato potete notare due uomini che corrono in soccorso di una capra. Come potete vedere, qualcosa sta attaccando quell'animale. Non ha niente di naturale, non ha una sua forma. I due uomini tentano di salvare la capra usando dei bastoni di legno, cercando di allontanare quell'essere. Dopo un po' i due riescono a staccare quello strano animale. L'essere spaventato si dà la fuga. Non so se credere o meno a questo video, però devo dire che è veramente strano. Bene ragazzi, il video finisce qui e noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana per un nuovo video. Alla prossima, ciao!